Non possiamo più lasciare che siano i paesi singolarmente che, di fronte ad emergenze così importanti, come dire, agiscono in uno stato di emergenza vero e proprio. L'ha detto prima il cronista, già nel 2009 quel campo cosiddetto giungla, ed è veramente mortificante dover anche usare un gergo di questo tipo anche solo a livello di comunicazione, perché poi non è che ci parliamo tra di noi, ci sono milioni di persone che ascoltano gli inviati e quant'altro, però si tratta di una vera giungla che nel 2009 era stata già sottoposta a una serie di ridimensionamenti, di sgomberi, di trasferimenti, e che oggi sta vivendo, come dire, è una pentola che più di prima, perché oggi dall'altra parte abbiamo un muro, non c'è solo la Manica che diventa un po' come il Mediterraneo per gli altri che arrivano in quella che ormai è il ventre molle dell'Europa, cioè l'Italia. E questa è un'emergenza che deve essere affrontata in un modo diverso. A volte l'Italia fa delle proposte, le proposte purtroppo partono da chi non è più credibile a livello europeo, lo dimostrano gli interlocutori che non ci considerano più. Questo è il punto.